Lei fa parte oggi dell'associazione Giocatori Anonimi. Qual è la sua storia? La mia storia ha inizio all'età delle scuole, sempre a scuola superiori, quindi ormai 20 anni fa. All'uscita della scuola, dei compagni di classe, dei compagni di scuola mi hanno invitato con loro a frequentare quelle che erano a un tempo esclusivamente le sale corse. Quindi tutto è cominciato per scherzo. Le corse dei cavalli. Le corse dei cavalli. Tutto è iniziato per scherzo, è iniziato per curiosità, perché probabilmente si stava meglio in inverno all'interno di una sala corse che fuori al freddo a una compagnia. Ho visto loro, mi sono avvicinato loro con tanta, tanta curiosità e tante volte anche imbarazzo perché avevo paura di essere riconosciuto da un qualcuno o da altri. E poi nulla, tutto per scherzo è andato avanti fin quando poi è diventato un problema e venirne fuori è stato veramente molto difficile. Lei ha sempre scommesso sui cavalli o ha fatto altri tipi di gioco d'azzardo? La mia vita di giocatore è andata avanti con le nuove proposte di gioco, quindi 22 anni fa c'erano esclusivamente le sale corse e il tempo che si poteva dedicare al gioco era molto limitato, si limitava all'orario d'apertura delle sale. Andando avanti è subentrato le scommesse sportive, poi è entrato tutto per il gioco online, il gratta e vinci e quant'altro. Quando si è reso conto di essere dipendente? Con la parola dipendente, secondo me, era qualcosa che calzava molto con la mia persona. Sicuramente, dopo un po' di tempo, mi sono reso conto che il tempo appunto che dedicavo al gioco era maggiore a quello che preventivavo, i soldi che ci spendevo, che ci lasciavo, erano sempre superiori a quelli che in realtà mi potevo permettere. Però la parola dipendenza per me è stato qualcosa che è arrivato al momento in cui ho deciso di fare qualcosa per smettere, perché all'inizio pensavo fosse soltanto un vizio, qualcosa che si potesse mantenere da solo, qualcosa che non avevo problemi a interrompere. Invece tutte le volte che provavo in qualche maniera a smettere, mi ritrovavo sempre nelle stesse situazioni, con le stesse persone, nei stessi ruoli. Dal punto di vista economico, che cosa ha significato questa passione? All'inizio sicuramente i soldi che investivo nel gioco era limitato a una paghetta settimanale una paga settimanale che i miei genitori mi davano, poi ho avuto la fortuna di un accesso immediato al mondo del lavoro. Sicuramente all'inizio le cifre erano minori, per poi arrivare a cifre importanti, perché queste cifre, quando non le avevo io personalmente per l'attività che avevo, era stata messa a garanzia dei fondi e dei soldi, delle fiduzioni da parte della mia famiglia, che tutte le volte che andavo in banca avevo un accesso al credito diretto senza avere tante spiegazioni, quindi sicuramente alla fine per tappare un buco mi sono veramente scavato un cratere accanto. Lei ha fatto un conto di quanti soldi ha perso? Sì, il conto l'ho fatto, preferisco non ricordare, ma ci sono svariati zeri nonostante ci sia stata poi l'entrata dell'euro, ma gli zeri poi sono rimasti. Il gioco ha condizionato anche la sua vita sociale. Sicuramente sì, nella fase finale c'è stata una distruzione che oltre ad essere economica, oltre che essere fisica, perché poi c'era anche uno stato d'abbandono della persona, quindi andavo a dormire la sera con già il pensiero del giorno dopo, non c'era una voglia di fare qualcosa di un benessere personale. La vita sociale sicuramente è stata compromessa un po' in tutto, sia negli affetti, quindi quella che era la ragazza, e poi ovviamente i rapporti non sono andati a buon fine, sia quello che erano i rapporti con i miei genitori, con gli amici stessi, perché poi gli amici erano completamente assenti, perché le uniche persone che conoscevo e frequentavo erano quelle persone che trovavo all'interno delle sale quando andavo a giocare a carte oppure in un contesto di gioco. Però sono le stesse persone che a oggi non ho ricordanti di esserci mai andata a mangiare una pizza insieme, quindi se volevo trovare quelle persone dovevo andare lì, se volevo frequentare quelle persone dovevo andare lì, e tutto quello che erano amicizie dai tempi della scuola, amicizie fatte con lo sport o quant'altro erano amicizie di comodo, perché poi quando le domande erano troppo entranti, avevo bisogno di una via di fuga per non dare spiegazioni su quello che stavo facendo.